Il palinsesto di Fano TV si arricchisce di un nuovo programma che ha l'obiettivo di insegnare l'inglese ai bambini giocando. Questo programma partirà domani pomeriggio e andrà in onda tutti i martedì dalle ore 18.45 alle 19. Do subito il benvenuto alle due protagoniste. Buonasera a Samira ed Emily. Buonasera. Quando è nato questo progetto? Allora, questo progetto nasce in una forma embrionale già ai tempi del post-pandemico, cioè durante la pandemia. In particolare durante il lockdown abbiamo cominciato a pensare a un prodotto, a una proposta che fosse anche digitale, non solo in presenza. Noi di solito facciamo lezioni esclusivamente in presenza. E in quell'occasione abbiamo studiato alcune pillole d'inglese, sempre con una formula didattica e giocosa, da proporre sul canale YouTube. Poi questa cosa è rimasta un po' nel dimenticatoio perché una volta avuta la possibilità di tornare in presenza l'abbiamo fatto con piacere e abbiamo sospeso questo progetto. Quest'estate invece, su invito dell'associazione Tra le Note e su proposta anche vostra di Fano TV, abbiamo accolto questa opportunità e cercato di proporre, di trasmigrare quello che era un'idea ancora in fase embrionale in un vero e proprio programma per bambini. Emily, che titolo avete scelto? The English Channel, E4T, The Learning TV. E dicevamo appunto che è rivolto ai bambini, di quale fascia di età? La fascia d'età va dai 2 agli 11 anni. Noi l'abbiamo studiato in tal senso, però è assolutamente fruibile e spero anche divertente per bambini e grandi di tutte le età. E in che modo insegnerete l'inglese? Allora, abbiamo pensato a una formula che è triplice se non quadruplice, nel senso che faremo una lezione didattica, una laboratoriale e una rivolta allo story time, se non anche in futuro, senza spoilerare troppo, cercheremo di dare quanto più una proposta interattiva. Quindi, learn by doing. Impariamo facendo. And having fun, of course. E soprattutto divertendoci. E le puntate poi verranno caricate di volta in volta sulla pagina Facebook di Fano TV e su il nostro canale YouTube. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo domani. Grazie a voi. See you soon. Bye bye.